un indizio lascia il tempo che trova, due sono già quasi una prova. La Lucchese incassa a Budrio la seconda sconfitta in 15 giorni in terra emiliana, che quella di Castelfranco, combinata con lo stop col Mezzolara, sono una doppietta affatto gradita, né tanto meno gratificante. Vero che alcuni episodi e relative decisioni, pardon, indecisioni arbitrali hanno condizionato la partita, ma altrettanto assodato che la squadra rossonera ha denotato i soliti limiti, chiamiamoli pure difetti. La incapacità di sfruttare in modo adeguato le occasioni e di gestire o chiudere, fate voi, le partite da grande squadra, quale pretende di essere la Lucchese. Almeno due punti sono stati lasciati e dilapidati nelle ultime due trasferte e questo deve far riflettere Pagliuca e tutto l'ambiente. L'analisi di Nazareno Tarantino in tal senso è lucida, ma nel contempo ferma e critica. Ho notato, ti ho visto uscire arrabbiato, arrabbiato per la sconfitta, immagino arrabbiato per questa seconda battuta d'arresto in due settimane. Sì, ero arrabbiato per la sconfitta come tutti i miei compagni. C'è rammarico perché al mio vedere non meritavamo la sconfitta, magari il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio e sono stati bravi loro a sfruttare le due disattenzioni che abbiamo avuto noi e hanno vinto la partita e diamo merito anche a loro. Voltare pagina più presto e ripartire. Lo esigono la classifica, che resta buona con la Correggese a soli 4 punti, e la voglia di riscatto. In tal senso il calendario da una mano, nelle prossime 5 gare, ben 4 saranno in casa e l'unica in trasferta sul campo del Fanarino di Coda Forcoli. Quindi un ciclo di partite da sfruttare al meglio, anche se al Porta Elisa caleranno squadroni del calibro di Fortis Juve, Massese e soprattutto la capolista Correggese.